Amici, nemici, dormienti e filosofi, allegria dal dilettante dello svapo, sigla! Non vi fermate, dovete costruire la vostra torre, la torre di Babele, per dimostrare che l'uomo è superiore a ogni altro animale, Questa famosa canzone di Edoardo Bennato, La Torre di Babele, non vi fermate, dovete costruire la vostra torre per dimostrare che siete superiori a ogni altro animale, questo è un successone con questa canzone. Quest'oggi vorrei parlarvi in generale del mondo dello svapo, dei liquidi, che fanno parte del mondo dello svapo, e noi poveri svapatori siamo succubi di questi liquidi, specialmente per coloro i quali, come me, svapano di guancia con atom da dilettante, tipo Jaspoc Q16, che è una bombetta a mano, ping, 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 boom! Perché ti dà gusto, ti dà soddisfazione, non devi rigenerare, cambi la testina automaticamente e continui a svapare con amore. E questo Jaspoc Q16 adesso sul mercato è uscito anche con il colore rosa per le donne, per le donnine belle che ci amano, ci vogliono bene, che stanno nel mondo dello svapo. Per queste donnine è stato fatto colore rosa per tutte loro. E adesso svapando di liquido in liquido, mi sono rimbattuto in questi liquidi della ditta Blanfield, questa ditta del maestro dei liquidi Renzo Blanfield, che ci delizia con le sue specialità, perché cerca sempre un'innovazione nel liquido per dare una soddisfazione e soddisfare i gusti dei vapers, anche i più esigenti. E in questa linea che io sto provando, è una linea buona perché non è Max VG, ma c'è un 50, 45 e 5, ovvero 50 PG, 45 VG e 5 H2O, acqua. E allora su questi prodotti, su questi atomizzatori, questi liquidi, sono la morte loro, cioè è come mettere il pecorino su un piatto di pasta, sulla matriciana per esempio, che adesso non mi viene in mente, però è la morte sua. E questi liquidi, con questo 5% di acqua, per questi liquidi, per questi prodotti, così, questi prodotti da dilettanti, diciamo, a uno che ti appropingua a entrare nel mondo dello svapo, sono molto indicati. E nonostante aver provato tutta la linea di questa linea classica della Blanfield, dove ci sono svariati tipi di liquidi, io ve ne elenco alcuni, ad esempio il Country, il Gold Tabac, il Marby, il City, il Tac, il Wall, l'Eclipse, il Melita, il Le Key, il Simple, Mosca, Bombastic, Pink Me, Sympathy, che sarebbero qui contenuti in queste boccette, però io la soddisfazione più forte l'ho provata, e la consiglio anche a tutti quanti voi, con, vedete, Evening della Blanfield, ovvero sera, un liquido da sera, ti può svapare anche tutto il giorno, però per la sera è la morte sua. Questa boccetta da 10 ml, adesso che la normativa, ci stiamo adeguando alla normativa TPD, che possono circolare soltanto boccette da 10 ml con nicotina, e allora Blanfield già si è adeguato al mercato e comincia ad uscire con le boccette da 10 ml. Il problema sarà per coloro i quali svapano di polmone, che con queste boccette da 10 ml gli rimbalzano, come si dice dalla mia parte, perché cosa ci fanno loro? Quando fanno una svapata già si consumano 10 ml di liquido, mentre con questi atom, con 10 ml ci fai una settimana, certo non voglio esagerare, 5 giorni. E allora loro si dovranno adeguare, infatti la maggior parte di loro che svapano di polmone si preparano le basi con gli aromi, di modo che in questo modo risparmiano, perché non possono spendere 6 euro a boccetta per fare un tiro e finire il liquido. E questo Blanfield, in questa boccettina che si chiama Evening, ovvero sera, e viene la sera, na 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 na, quando viene la sera,
ma la notte no. Io lo sto provando, vedete, marrone scuro il colore, è un marroncino scuro. Io lo sto provando con questo Just Fog Q16. E adesso, dettagliatamente, vi dico che cosa contiene questo Evening! Una sbava da te, a uma uma we, una sbava da me, a uma uma we, we! Signori miei, qui lo dico e qui lo nego, questo è un liquido spettacolare. Si sente questo gusto tabaccoso, può essere un tabacco Virginia, adesso io nel dentro non posso entrare proprio approfonditamente. Con queste note di cioccolato, note di whisky, note di caffè, c'è un tabaccoso che questi gusti, cioccolato, whisky, caffè, tabacco, si combinano talmente bene che fanno di questo liquido il top. Un gusto rotondo e armonioso che si combina, è una sinfonia di sapori, un concerto di tanti elementi che smanovra, smotola, schiccola, quirula, tindola, sghegola, burula, acada, nivolo, ato, zigulo, zigulo, egono, magolo, chisca, cavolo, venita, caeno, voda, hacchine, luficicher, fuzucicher, in poche parole soddisfa pienamente il gusto del water, il gusto, questo gusto rotondo che ti avvolge nella papilla, ti gusto ti titilla, ti dà questa ti fa salire di guancia, di polmone, di polcone per polfone nel solfone. Si sente proprio un sapore buono, un sapore armonioso, un sapore delicato e allo stesso tempo forte, armonioso e allo stesso punto ondulangiante e nello stesso tempo appagante. Consiglio a tutti quanti voi di provare questo Evening della Blanfield perché sono sicuro che vi piacerà. Adesso, per quanto riguarda il mondo di YouTube e le donazioni, ci sono molti coloro i quali fanno i video che chiedono le donazioni a coloro i quali guardano i video. Io su questo punto di vista non ho nulla da dire, in quanto ognuno è padrone di fare a casa sua quello che vuole. Poi se trova il spessacchiotto che gli dona i denari, la colpa non è di colui il quale li chiede, ma di colui il quale li dà. Come Vannamarchi, ad esempio, col mago del nascimento. Ricordate il mago del nascimento con Vannamarchi e la figlia Stefania Marchi, che vendevano ad esempio il tronchetto del Brasile che contro il malocchio, contro la fattura, contro tutto questo. E poi c'avevano una pianta sotto casa, staccavano il tronchetto, lo mandavano a casa, quant'è? 50 euro, 100 euro. E la gente abboccava. Ma io non me la riprendo con Vannamarchi, con Stefania e con il mago del nascimento, mago di che cosa? Ma di coloro i quali sono abboccati come il pesce quando abbocca nell'esca e viene portato su a galla. Quindi io non ho nulla da dire, vi ho soltanto spiegato come funzionano le donazioni. Chiudiamo parente, andiamo avanti con il programma. Per quanto riguarda le batterie che voi usate per i vostri aggeggi, per le vostre big battery, io uso sempre questa. Ho una big battery che è una stupidaggine, diciamo, una i pupumini per bambini, però io vi consiglio sempre di usare batterie garantite e testate, una delle quali è questa Sony VTC5, questa diciamo che vi garantisce una sicurezza contro esplosioni e accidenti vari, sempre usata con un certo modo, non andare troppo sotto lo 0,000001, altrimenti vi salta tutto in aria. Quindi un uso parsimonioso della batteria, questa vi garantisce una certa sicurezza. Ed ora, dopo aver parlato di questo liquido Blanfield, io voglio precisare che questo Evening non mi è stato regalato, quindi non è una pubblicità, non è una marchetta, in quanto io questo Evening, lo ripeto, l'ho comprato
all'angolo dello svapo di Michela 45, mi è stato spedito e ho pagato cash. Quindi non spargete la voce della marchetta, perché non è una marchetta, ma soltanto una mia soddisfazione personale, un mio pensiero personale su questo evening. E adesso devo testare pure un altro della blend che ho sempre comprato all'angolo dello svapo. Questo qui. Adesso lo proverò, non so nemmeno. Inside, upside down. Buoni cermi, inside down. Brown, brown, upside down. Brown, 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 brown. Proverò questo inside e vi saprò dire di che cosa sa. Sigla finale. Tu pierdo sonno in coppa e giornalette e mamme da minaccia e papà da sarraccia. Ti fanno giracapa sti fumetti guardando dindo specchio. Vuoi fare l'elettorador? Come fanno a Santa Fe? Come fanno a Hollywood? E questa scusa tu non studi chi? Torero. Te si piazzata in capo stu sombrero e dici che ci spagnolo e non è vero. E nacchere in da sa che va a parlà mi scolendo un bolero ciacciacchi buon brugliato re costi basetta sudamerica ciao ciao amici.